Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla cerimonia di insediamento del nuovo procuratore capo di Gela e Fernando Asaro, già sostituto alla Procura Generale di Caltanissetta e segretario distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati, prende il posto di Lucia Lotti, trasferita a Roma. Sentiamo. Prende il posto di Lucia Lotti, trasferita a Roma e presente questa mattina alla cerimonia di insediamento. È Fernando Asaro, il nuovo procuratore del Tribunale di Gela. L'insediamento è avvenuto dinanzi al collegio composto da Veronica Vaccaro, Marica Marino e Silvia Passanisi. C'erano anche gli altri magistrati, c'erano gli avvocati e rappresentanti delle forze dell'ordine. Presenti anche Sergio Lari, procuratore generale di Caltanissetta, e il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale. Fernando Asaro, 52 anni appena compiuti, arriva dal capoluogo nisseno, dove ha ricoperto l'incarico di sostituto alla Procura Generale. Per anni ha coordinato importanti indagini antimafia. Dottore Asaro, oggi il giorno del suo insediamento ufficiale, preso atto della situazione, quali saranno secondo lei le emergenze sulle quali lavorare? Le emergenze le affronteremo cammin facendo, le conosciamo. Il mio discorso oggi è stato improntato a quelli che sono i principi costituzionali che regolano l'ufficio di procura e che vogliono rappresentare questo ufficio come una istituzione dello Stato. Non è il procuratore, non è il singolo, non è la persona fisica che conta, non è l'io ma il noi, e le emergenze sono tante, le conosciamo. A cominciare, una delle primissime emergenze è quella della carenza di magistrati e di personale amministrativo, che non consente di affrontare le emergenze del territorio. Ma noi ce la metteremo tutta ed affronteremo uno a uno il nostro, assumeremo questo compito con tanta pazienza, disponibilità e voglia di andare avanti. Gela è una città molto viva, c'è sempre un grande fermento, lavorerà nel segno della continuità e il Tribunale e la Procura rimarranno aperti e trasparenti alla città? Assolutamente sì, questa è l'impronta di chi è venuto prima di me, appunto, è l'impronta di un ufficio di Procura che è l'istituzione dello Stato sul territorio, avamposto di democrazia sul territorio, l'apertura con un sorriso anche e la disponibilità ad affrontare le tematiche, quelle serie e anche quelle un po' meno serie della comunità vanno affrontate. Il Palazzo di Giustizia è aperto e l'ho già detto, saremo anche noi, continuando l'opera di chi mi ha preceduto, ad uscire dal Palazzo di Giustizia, perché il Palazzo di Giustizia deve essere trasparente, non opaco e aperto. Dottoressa, tornare a Gela in occasione dell'insediamento del suo collega, che emozioni le sta trasmettendo? L'emozione ovviamente c'è, perché questo luogo è emozionante, però sono contenta di essere qui, sono contenta di avere questo momento che segna una continuità. Cioè, per fortuna il collega Asaro è arrivato a breve distanza dal momento in cui ho lasciato l'ufficio, e perché c'è bisogno di lavorare. Io penso che non solo ci sarà continuità, ma ci sarà un rinnovato impegno. Il collega è venuto qui, viene qui con grande volontà, con grande desiderio di cimentarsi in questa realtà, per cui, ecco, da parte mia veramente i migliori auguri, sono veramente contenta che lui sia qui. E lei invece come si trova nel nuovo ufficio? Si ricorda ogni tanto di noi, di questa città? Ma assolutamente sì, quotidianamente. È vero che sono in un altro ufficio, però, come ho detto più volte, il mondo è un piccolo grande villaggio. Condividiamo riflessioni, condividiamo problemi, condividiamo esperienze. Gela non è un qualcosa che è remoto nel passato, è un qualcosa di vivo. Questo luogo è un luogo vivo e può insegnare molto, anche a Roma. E adesso vi raccontiamo la storia di uno studente autistico di Gela che oggi ha sostenuto gli esami di maturità. Il giovane ha riscosso gli applausi della commissione e dei compagni di classe. A 19 anni questa mattina ha sostenuto gli esami orali di maturità all'Istituto di Istruzione Superiore Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Peritteri. Lui si chiama Samuele Di Natale, è un ragazzo autistico. In questi 5 anni scolastici è stato aiutato in classe e nella vita da compagni sinceri e da una famiglia che non gli ha mai fatto mancare nulla. La storia che vi raccontiamo oggi abbatte il muro del silenzio. Ci sono tante famiglie a Gela che si trincerano dietro al problema. La famiglia Di Natale il problema dell'autismo lo affronta ogni giorno con il sorriso di Samuele.
Sì, ultimo giorno di scuola, 4 luglio si finisce. Ti sei preparato bene? Sì, ho preparato bene così. Tu hai studiato per davvero? Sì, per davvero ho studiato così. La commissione d'esame si è detta assolutamente soddisfatta delle prove scritte e orale superate da Samuele, lasciando intendere con un applauso che gli sarà assegnato il massimo dei voti. E dopo la scuola vuoi iscriverti all'università? No, va qua all'università, io voglio a settembre, voglio andare in pensione, come papà. Il ragazzo innamorato del Festival di Sanremo ricorda senza alcun tentennamento i vincitori delle edizioni. Nel 2016 chi ha vinto Sanremo? A Sanremo Stadio. E un anno prima, nel 2015? O 2015 Il Volo. E anche nel 2014? Aissa. Ma dopo aver conseguito il diploma, cosa accadrà? Samuele è un ragazzo che vuole essere sempre eseguito, per cui sarebbe molto difficoltoso mandarlo all'università, perché avrebbe bisogno, diciamo, della persona accanto. Il vero problema è Samuele, dal momento in cui si diploma, cosa deve fare? Perché non abbiamo nessuna istituzione, non ci aiuta né lo Stato, né la Regione e neanche la Provincia, perché per questi ragazzi ci vorrebbe Agela, perché io ne conosco di tanti di questa tipologia di ragazzi con autismo. Ci vorrebbe un centro diurno. Un centro diurno significa tenere i ragazzi impegnati tutto il giorno. Non lasciamoli nascosti, io con orgoglio ho un gioiellino, la mia vita. Però dicendo agli altri genitori che si può arrivare a buon punto e io ne sono orgogliosa. Samuele questa mattina è stato attorniato dall'affetto dei propri cari, come ogni giorno. Noi da quando abbiamo avuto Samuele devo dire che la nostra famiglia ha avuto un gioiello, ha avuto qualcosa che ha migliorato anche il rapporto tra fratelli, tra genitori. Poi io devo dire che sono anche un padre da poco e devo dire che Samuele è un ottimo zio, quindi ne andremo sempre orgogliosi e siamo felici di questo. Posso dire di essere molto orgoglioso di lui perché è arrivato a un ottimo punto. Questo appunto è un messaggio che voglio dare non solo per mio fratello ma anche per altri ragazzi che hanno, tra virgolette, questi problemi. Che sono convinto che se ce l'ha fatto mio fratello possono farcela anche loro. Da ieri, prima domenica di luglio, per tutti i giorni fino al prossimo 10 settembre è attiva l'area pedonale su Viale Corte Maggiore a Macchitella. Nel tratto compreso tra la via Minerbio e via Caviaga gli orari interessano la fascia serale che va dalle 21 alle 2. Gli orari invernali, fissati dalle 9 alle 14, torneranno in vigore dall'11 settembre solo di domenica e per gli altri giorni festivi. Una moltitudine di fedeli ha rinnovato il rituale religioso popolare legato ai festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie. Anche quest'anno, nonostante la concomitanza della partita degli europei Italia-Germania, la ricorrenza è stata molto partecipata, sempre in ricordo del parroco della chiesa dei Cappuccini, Fra Rocco Quattrocchi, scomparso il 5 giugno del 2015, dopo aver combattuto contro una spietata malattia. Il ricordo del sacerdote è indelebile in ognuno di noi. Il corteo è stato aperto da Raffaele Dos Santos, vicario parrocchiale, e da Fra Gaetano Lasperme, ministro provinciale. Alla tradizionale processione, che è cominciata intorno alle 16, si è svolta come consuetudine la svestizione dei bambini dinanzi al simulacro della Madonna. Un momento toccante e commovente. A Maria Santissima delle Grazie da sempre si rivolgono i genitori dei bimbi, un modo per affidarli alla Madonna e chiedere la sua benedizione. Una devozione tra canti e richieste di aiuto in un momento assai difficile che interessa la città, soprattutto in ambito lavorativo. Si è pregato per i tanti bambini gelesi affinché vengano protetti dalla Madonna e per i tanti malati che lottano contro il tumore. Come tradizione vuole, dietro al simulacro della Madonna c'erano donne e uomini scalzi. Presenti anche il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ed altre autorità istituzionali. La processione è partita dal piazzale della chiesa dei Cappuccini, ha raggiunto l'ospedale Vittorio Emanuele per poi proseguire per via Manzoni e subito dopo raggiungere il centro storico fino al museo archeologico. E da lì il ritorno in chiesa. Al rientro della Madonna, intorno alle 2:30, fuochi d'artificio a mare ad ovest del pontile sbarcatoio.
Enimed, con il patrocinio del Comune di Gela ed in collaborazione con la Fondazione Eni, Enrico Mattei e Shiplab, organizza l'ottava edizione di Summer School. Il corso si terrà presso la Pinacoteca Comunale dall'11 al 15 luglio, da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 16 alle 19. Summer School 2016 intende contribuire allo sviluppo dei sistemi economici locali, con particolare riferimento ai servizi innovativi, alle piccole e medie imprese nei settori marketing, business e nuove tecnologie della comunicazione, attraverso la diffusione di competenze che possono stimolare l'innovazione e facilitare l'apertura ai mercati internazionali. Il corso è completamente gratuito e si rivolge a persone laureate o laureande. Bisogna inviare il proprio curriculum entro e non oltre venerdì 8 luglio a Fondazione Eni Enrico Mattei, Corso Magenta 63 20 123 Milano. C'è anche un indirizzo di posta elettronica, formazione@fim.it. È prevista per domani alle 19 nei locali del Tropico Med di Gela la presentazione del libro Mediterraneo, Sicilia, Europa, un modello per l'unità europea di Maurizio Caserta e Aldo Premoli. L'iniziativa è dell'associazione Cifra. Avviati oggi dal personale delle Ferrovie dello Stato i lavori sulla cinta muraria che costeggia la linea ferroviaria nel centro abitato di Gela. L'azienda mantiene così fede ai precedenti inviti che il Comune le ha fatto per tutelare la sicurezza dei cittadini. Dopo l'ordinanza del sindaco messinese che intimava di ristrutturare i parapetti, Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato la manutenzione e il rifacimento del muro, delle ringhiere sovrastanti, dei varchi e delle inferriate di confine. Gli interventi, che non avvenivano da circa 10 anni, riguardano soprattutto via Butera e Sette Farine. Una manutenzione molto più generale che riguarda sia le ringhiere che i muri di cemento armato che costeggiano la ferrovia, che sul tratto almeno che transita dentro la città di Gela. Un intervento di manutenzione straordinaria che è stata sollecitata proprio per garantire questa sicurezza. Dopo anni di abbandono ci siamo accorti che c'erano dei punti veramente pericolosi dove mancavano le ringhiere e dove vi erano i muri che ormai avevano perso la loro consistenza. Un intervento che è già partito da una settimana, dove praticamente si stanno, dove è possibile, riprendere le strutture intervenendo e ripristinandole, e in alcuni tratti addirittura verrà abbattuto il muro e verrà ricostruito. Quindi un intervento molto rapido da parte delle Ferrovie dello Stato, grazie anche all'interlocuzione che ha condotto l'assessore Flavio Di Francesco, che sin dal mese di febbraio ha avuto rapporti con la ferrovia e si è arrivato di fatto ad oggi che si stanno finalmente intervenendo per riparare questi danni che abbiamo segnalato. Ma le zone interessate, come diceva il sindaco, sono tutte quelle che riguardano il tratto cittadino, in particolar modo qui in via del Verrocchio e via Leonardo della Vinci. Stiamo andando a recuperare il muro, quindi a fare di manutenzione straordinaria, ma il tratto più importante sarà vicino al passaggio livello di via Butera, dove il muro sarà totalmente abbattuto e rifatto nuovo, più alto, e quindi chiaramente ricordo le ferrovie proprio mi sottolineavano che erano da 10-15 anni che non venivano fatti i lavori di manutenzione, quindi questo diciamo è un vanto per l'amministrazione aver insomma trovato questa interlocuzione con le ferrovie veramente in tempi veramente brevi, perché 3-4 mesi per la pubblica amministrazione sono tempi brevissimi, e poi siamo molto contenti di questo. Questo va in concomitanza al fatto che le ferrovie stanno facendo dei lavori anche nella linea ferroviaria per rendere più veloce il tratto insomma, che passa da Gela. Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10. Il nostro ospite è Salvatore Incardona, segretario cittadino dell'UDC. Vi ricordiamo che le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ci fermiamo lì alla regia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale, bentrovati, che apriamo parlandovi dei lavori di rimozione delle due camere cocche che da oltre 3 anni si trovano al porto rifugio di Gela. Sono cominciati questa mattina i lavori di rimozione delle due camere cocche che da oltre 3 anni insistono nei pressi del porto rifugio di Gela. L'impresa che sta eseguendo l'opera è l'Aggredito Oleodinamica. L'autorizzazione è stata rilasciata dalla Capitaneria di Porto. C'è da dire che questo è stato un altro obiettivo che siamo riusciti a raggiungere, che l'autorità marittima è riuscita a raggiungere, in quanto appena arrivato mi ero prefissato di far smantellare in qualche modo queste camere cocche, perché sono un
un benvenuto che effettivamente non ci sta nella nostra bella città. Per quanto riguarda lo smantellamento, hanno tempo circa 40 giorni dall'emissione della mia ordinanza, che è avvenuto lunedì scorso. Taglieranno le camere cocco in 4 tronconi e dopodiché le trasporteranno con dei mezzi speciali all'interno della raffineria. Subito dopo i lavori, i tronconi delle due camere saranno trasportate alla raffineria via terra. Ho notato, ho visto nei giorni scorsi, come tutti i gelesi, che c'erano dei camion che hanno fatto dei sondaggi con dei tecnici, quindi la ditta che se ne sta occupando, la ditta Gradito, penso che sia assolutamente all'altezza di potersi occupare di questo trasporto. Perché tre anni, dopo tre anni alla fine arriva l'autorizzazione, perché non si è fatto prima? Non si è fatto prima perché si è aspettato per vedere se queste camere potevano essere portate fuori via mare, ma purtroppo, come tutti ben sappiamo, il nostro porto non ce l'ha permesso, anche se fortunatamente adesso da un momento all'altro, entro almeno qualche mese, si spera che inizino finalmente questi lavori per il dragaggio del porto di Gela. Il comandante della Capitaneria di Porto esprime soddisfazione in merito all'accordo firmato giorni addietro a Palermo, 6 milioni di euro per il ripristino funzionale del porto. I soldi fanno parte dei 32 milioni di euro delle compensazioni ENI. È una cosa di cui mi sono iniziato a occupare ancora prima di arrivare a Gela, grazie al contributo del Comitato del Porto, del Comitato dei Pescatori del Porto di Gela. Ho iniziato ancora prima di settembre a occuparmi del nostro porto rifugio, anzi del nostro porto interrato, perché mi piace chiamarlo Porto di Gela. E spero che al più presto possiamo ritornare a vedere qualche bella barca, qualche peschereccio, renderlo nuovamente operativo. 40 anni di AIAS, appuntamento previsto per domani alle 10 nei locali di Contrada Manfri a Gela. Interverranno Salvatore Nicitra, presidente nazionale AIAS, Anna Maria Longo, presidente della sezione gelese, e Luigi Virone, direttore sanitario. Prevista la presenza anche di Francesco Lotrovato, presidente d'onore AIAS, e del vescovo della diocesi di Piazza Medina, Monsignor Rosario Gisana. Modererà i lavori la giornalista Rosa Battaglia. Orario unico di lavoro per le agenzie assicurative di Gela. Fino al 9 settembre l'utenza sarà ricevuta dalle 9 alle 13. Le agenzie rimarranno chiuse il sabato. Dal 16 al 19 agosto prossimi, chiusura totale. Nuovi bus urbani inviati dall'AST stanno migliorando il servizio del trasporto pubblico locale a Gela. Si sono ridotti i tempi di attesa dell'utenza alle fermate, che si attestano tra i 13 e i 20 minuti, mentre sono state ripristinate le corse nei quartieri come Sette Farine, Cantina Sociale e Fondo Iozza. Un sopralluogo è stato condotto questa mattina dall'assessore comunale Eugenio Catania, che ha preannunciato l'arrivo di nuovi bus a settembre, in grado di avviare altre due linee già annunciate dal sindaco Domenico Messinese a nord della città, e in transito anche in parte del lungomare con lo schema della circolare e dell'interconnessione. L'AST, tramite il dottor Fiducia e il componente del consiglio di amministrazione di AST, Giancarlo Costa, e il signor Locurto, che è direttore della sede operativa di Gela, si erano impegnati entro il 30 giugno a fare arrivare nella nostra città altri due autobus per rinforzare la flotta AST, per collegare le periferie Fondo Iozza, Cantina Sociale e Sette Farini. La parola, insomma, che era stata data dall'azienda è stata rispettata e abbiamo finalmente una flotta che riesce a garantire il servizio di trasporto pubblico locale qui a Gela. L'azienda si è impegnata ulteriormente entro l'8 settembre a implementare questa flotta che vedete dietro di me, di altri 4 componenti più 2 riserve, per avere veramente un servizio di trasporto pubblico efficiente nella nostra città. L'utenza deve rispondere innanzitutto effettuando il biglietto dell'autobus, che costituisce una delle fonti di approvvigionamento dell'azienda ed è una delle risorse che consente agli autobus di circolare e di avere il servizio efficiente. E speriamo che la cittadinanza risponda bene al nostro sollecito. Noi, insieme con l'AST, ci siamo impegnati a fornire 2 agenti di polizia municipale
a random in ogni 10 giorni, ogni 15 giorni che faranno dei controlli per vedere il pagamento dei biglietti. Ci siamo impegnati anche ad essere di supporto con l'AST per vedere di implementare degli uffici all'interno della città per consentire alla gente di pagare, di comprare i biglietti e pagare gli abbonamenti. Tempi di percorrenza con questi due nuovi autobus si attestano attorno alle fermate di circa 20 minuti. Ancora non sono tutte attive le linee elaborate dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'AST, perché servono altri 4 autobus che arriveranno l'8 settembre. Quando arriveranno anche quelli, diciamo che avremo un tempo di percorrenza in tutta la città che varierà tra i 15 e i 20 minuti massimo, e quindi il mezzo di trasporto pubblico diventa finalmente una realtà nella nostra città. La Polizia Municipale lavorerà contro le soste selvagge, contro i cosiddetti portoghesi che usufruiscono degli autobus urbani senza pagare il biglietto. Una notizia di sport, calcio, nuovo acquisto per il Terranova ex Atletico Gela. La dirigenza giallorossa ha tesserato il centrocampista Antonino Lonardo, 23 anni, l'ultima stagione al Tergu nel torneo di eccellenza sardo. Lonardo ha già giocato in Sicilia con le maglie dell'Orlandina e del Messina in Serie D e del Mazzara in eccellenza. Proseguono gli appuntamenti con la rassegna Teatro sotto le stelle all'Antidoto. Giovedì 7 luglio alle 21.30 è prevista la rappresentazione in Briscola della compagnia teatrale Antidoto. La rassegna si concluderà a settembre, l'ingresso, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Prevista nel cartellone sabato 30 luglio l'esibizione di Giobbe Covatta. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.